Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Signori, che bella giornata. Pietro Bisanti, working out in allenamento, colline oltre Po Pavese. Veramente una bella giornata di sole. Sì, il sole, ahimè, è comunque un po' velato, però non facciamoci abbattere da queste cose. Per chi non mi conosce, vi invito ad andare sul sito www.pietrobisanti.it. Mi occupo di consulenza legale a 360 gradi, opero in tutti gli ambiti dove la legge non riservi tale materia all'assistenza di un difensore iscritto all'albo. Se volete quindi una consulenza per muovervi nella vostra vita quotidiana e risparmiare spesso un sacco di soldi di avvocato, info @pietrobisanti.it, WhatsApp 340 788 1174. Nelle note di questo video trovate i link ai miei canali ufficiali Telegram, iscrivetevi se volete. Giornate igieniste, come sono giornate igieniste, gli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto, vi spiegherò dal mio punto di vista cosa significa rimanere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. La prossima data è a Milano, il 22 settembre. Se volete parteciparvi o volete una consulenza igienista tutta per voi in videochiamata, dove vi andrò a ripetere esattamente cosa penso su salute e alimentazione, ma non potrò farvi nessuna consulenza di carattere né dietologo, dietistico né di medico, quindi vi farò gli stessi discorsi che faccio nelle mie giornate igieniste. In entrambi i casi potete scrivermi a giornateigieniste, tutto attaccato, @pietrobisanti.it. Ho detto tutto? Sì, ed ora a bomba! Allora, per me in agosto c'è già fin troppa gente, vedo un paio di persone che camminano e questo mi sta un po' sul cazzo, perché questo paese deve essere solo mio. Allora, facciamo un bel discorso che in parte avevo già accennato in passato, ma adesso voglio proprio così portarlo in profondità. Allora, come voi sapete, il corpo umano ha una funzione, e cioè tutto quello che fa lo fa per mantenere un equilibrio o tornare a un equilibrio allorquando questo equilibrio sia stato temporaneamente perduto. Ok? Quindi il corpo umano ha questa funzione. Quando voi vedete, vi faccio un esempio che vi farà pensare, quando voi vedete una persona, cioè vi è capitato nella vostra vita, in alcuni momenti della vostra vita, di alzarvi al mattino e praticamente di avere delle cispi, sapete, no? Le cispi, gli occhi cisposi intorno agli occhi, no? Voi pensate che il corpo quella notte abbia prodotto le cispi così perché non aveva un cazzo da fare? Assolutamente no. Aspettate un attimo che passo qui e poi arrivo. Oh, dicevo, quando vi capitano queste cose, io non ho mai così dato per scontato niente. Quando per esempio il corpo è costretto a produrre delle cispi negli occhi, quindi delle secrezioni negli occhi che poi si raggrumano, no? Si solidificano e voi ve le trovate la mattina con gli occhi cisposi, c'è una motivazione. Vuol dire che il corpo in quel momento ha bisogno di utilizzare un ulteriore organo escretore per poter buttare fuori. Una delle cose che mi sono accorto, per esempio, delle cispi, è nel momento in cui i miei cani erano sulla via del non ritorno. Mi ero proprio accorto che le cispi erano proprio il tentativo finale del corpo di trovare un equilibrio che non poteva trovare. E anche non solo nei cani sulla via di non ritorno, ma anche su cani che hanno una grossa carica di tossine interna che non riescono a smaltire, e quando i reni e tutti gli organi motori non riescono a smaltire, ecco che la pelle, oppure in questo caso gli occhi, vengono utilizzati. Perché vi dico, vi faccio questo discorso? Faccio questo discorso per farvi capire che ogni cosa che avviene all'interno del corpo ha una sua motivazione. E ogni cosa che avviene deve essere degna non di allarmismo, ma deve essere degna di attenzione. Cioè voi vi dovete chiedere il perché il corpo sta facendo una determinata cosa.
Allora, a livello delle fantasie di natura sessuale, la cosa non fa differenza e non fa eccezione. Anzi, direi che è proprio parte, anch'essa parte integrante del discorso che ho appena fatto. Allora, tutti noi abbiamo impresso a fuoco nel nostro DNA da milioni di anni di evoluzione l'istinto sessuale. Allora, se voi pensate, voi immaginatevi ad avere un rapporto sessuale senza istinto sessuale. Penso che sia orribile quanto mangiare una torta, che già la torta è una merda, ma quanto mangiare nel momento in cui state per scoppiare. L'istinto sessuale permette, attraverso non solo quello, ma anche attraverso i sentimenti, eccetera, permette di fare cose che in realtà sarebbero disgustose, tipo infilare la lingua nella bocca di una donna, tipo infilare la lingua nelle parti basse di una donna, e lo stesso vale per una donna nei confronti dell'uomo. Pensate che il bacio può essere una delle cose più belle, eccitanti e gratificanti, quanto la cosa più schifosa. Fatto sta che quando io incontravo donne che mi piacevano un po' così, un po' no, piuttosto, cioè, è molto più facile infilarglielo che non baciarle in bocca. Il bacio in bocca è un esempio comunque di trasporto. Detto questo, io non sono nessuno, anche se la mia idea precisa ce l'ho per mettermi qua a dire a livello sessuale cose giuste e cose sbagliate. Ripeto, non è vero che non sono nessuno. Io potrei spiegarvi dal mio punto di vista cosa è giusto e cosa è sbagliato. Però cerco di farvi un po' partecipi un po' della mia esperienza personale e di cosa penso. Allora, come vi dico sempre, l'essere umano non è mai stato così sotto attacco. Noi siamo circondati da sostanze estranee. Anche chi cerca di mangiare nella maniera come me più corretta non è immune da, che so, le microplastiche che può mangiare, assorbire un pesce pescato. Immaginatevi quando non siete attenti, no? Fatemi raccogliere questa bottiglietta di plastica, che rottura di cazzo. Ogni tanto, se riesco a pulire, pulisco. Dovrei fare un bel video, no? Un bello shorts dicendo: guardate come salvo l'ambiente! Allora, quindi nessuno è esente da questo. Però immaginatevi quando non siete attenti, immaginatevi che tale quantità di sostanze estranee, con quale quantità di sostanze estranee voi riuscite a venire in contatto in una giornata. Non solo sostanze estranee, cioè proprio chimiche, ma anche sostanze di natura alimentare che sono assolutamente pericolose per l'uomo, no? Pensiamo per esempio al glutine, ai cereali in generale. Quindi, il concetto è che se uno non sta attento, tra trucchi detersivi, onde elettromagnetiche, pesticidi, cibi sbagliati, oli di semi che sono una porcheria immane, noi dalla mattina alla sera il nostro corpo viene a contatto con delle sostanze che in natura non troverebbe. Io adesso passo metà della mia giornata a spulciare il mio cane dalle innumerevoli zecche. Purtroppo, fin quando prende le zecche, quelle tra virgolette normali, piccole, non microscopiche, piccole, che poi si gonfiano e si staccano, quelle riesco a individuarle con molta attenzione, cioè scusate, con poca fatica, con poca attenzione. Mentre adesso ha preso le zecche del bosco, perché il periodo è questo, sono delle zecche microscopiche che diventano comunque piccole succhiando il sangue. È vero che si levano via praticamente toccandole, però è anche vero che si riproducono in maniera mostruosa. Io non ho alcuna intenzione di prendere una pipetta di Frontline o un collare e piazzarlo sul mio cane quindicenne. Non lo farei nel mio cane giovane, figuratevi se lo fa. Cioè, non lo farei nel mio cane giovane, figuratevi se lo fa. Se lo farei con il mio
col mio cane quindicenne. Figuratevi se farei una cosa di questo genere. Perché non farei mai una cosa di questo genere? Perché ho mille volte più paura della sostanza contenuta, insomma, velenosa contenuta all'interno degli antiparassitari, piuttosto che invece della pericolosità lievissima delle zecche che al massimo in un cane possono diventare un fastidio. Tutto in questi boschi, cosa pensate? Che non ci sia neanche un animale? Tutti gli animali sono pieni di zecche, di parassiti in questi boschi, è la cosa più normale del mondo. Lo sareste anche voi se viveste allo stato brado. Allora, tutte queste sostanze portano un conto da pagare non solo a livello fisico, attraverso problematiche di natura fisica, ma anche e soprattutto, ma non soprattutto, anche a livello di natura mentale, no? Da dove pensate che arrivino tutte le depressioni, le ansie, tutte le paturnie dell'essere umano? Quando un cervello è alimentato bene, gli arriva il giusto nutrimento, la giusta quantità di ossigeno, non dico che si è indistruttibili, però è difficile cadere in problematiche di natura mentale anche pesanti. In generale. E allora la sessualità che cos'è? La sessualità è uno dei tanti aspetti e una delle tante emozioni che vengono governate non solo dalla nostra anima, ma che vi piaccia o non vi piaccia, dalla nostra parte organica, quindi dal nostro cervello, e che comunque dipendono dal nutrimento che arriva al cervello e dalle interferenze che non solo il cervello, ma tutto il sistema endocrino possono andare a sostenere nel momento in cui hanno a che fare con sostanze estranee. Voi pensate che il carrozzone che vedete ai gay pride di gente non solo lesbica o omosessuale, ma sessualmente ormai talmente partita di testa che non sanno nemmeno loro che cazzo siano, pensate che non abbia niente a che vedere con tutte le sostanze? Voi pensate che queste persone messe nelle tribù in una foresta dove possono mangiare solo esclusivamente quello che di sano trovano in giro e molto spesso non riuscirebbero neanche per loro fortuna a non mangiare, voi pensate che queste persone svilupperebbero le stesse paturnie di natura sessuale? Non ci credo neanche se me lo scrivete in cinese. Scusate un attimo. Voi sapete la differenza tra andare al supermercato e comprare un vasetto di more e fare quello che sto facendo io adesso? More, che al massimo hanno preso un po' di tubo di scappamento di qualche macchina. C'è un bel po' di differenza, no? Io in questo momento sto prendendo il sole, cosa che la gente non fa. Sto mangiando un cibo ad non adulterato. Cosa che la gente non fa. Io non sto dicendo di essere schermato da tutte le sostanze, certo che le assumo anch'io, ma le assumo nella quantità che il mio corpo riesce a smaltire. Quando si supera il livello, arrivano le paturnie di ogni tipo. Quindi, per voi è normale la sessualità che vedete in giro? Cioè la gente ormai è, qui non si tratta più di essere omosessuali o no, qui si tratta di avere a che fare con persone ormai completamente confuse e che vi piaccia o non vi piaccia, la sessualità viene comunque condizionata da quello che mangiamo, da quello che respiriamo. Non sto negando che ci sia una componente ambientale, assolutamente sì, ma non possiamo neanche negare che dal mio punto di vista la componente ambientale sia marginale, e cioè la componente ambientale riesce ad attecchire su un corpo che è predisposto a farla attecchire. Se invece il corpo è ormonalmente bilanciato, è difficile far attecchire una situazione ambientale comunque malata.
Sennò tutti i figli di separati dovrebbero diventare dei serial killer, o tutti i figli maltrattati dovrebbero diventare dei serial killer. Detto questo, sia la ipersessualità che la iposessualità sono due facce della stessa medaglia. Come l'anoressia e la bulimia sono due facce della stessa medaglia. Il corpo, tutto quello che fa, lo fa per mantenere un equilibrio. Se non avete stimolo sessuale, significa che il corpo non ha energie da darvi. E quindi, a livello sessuale, è un po' come quando smettete di mangiare. Prima di essere mangiato il cuore, vengono mangiati i muscoli. Quindi, se il corpo deve calmierare le energie, non ve le dà a livello sessuale. Per farvi un esempio, nell'ipersessualità il corpo ha assolutamente bisogno di sfogare una energia sessuale deviata e malata, ma che deve assolutamente deviare per poter, deve assolutamente sfogare per poter tornare a un semi-equilibrio. Ed è la motivazione per cui la gente si masturba in maniera eccessiva. Ed è una delle motivazioni per cui la gente è ormai assuefatta alla pornografia. Voi non avete idea di cosa vuol dire essere assuefatti alla pornografia? Cioè, c'è gente che dalla mattina alla sera va alla ricerca di film o di spezzoni che non sono più il normale spezzone che ti serve per spararti un pippone o per mettere lì a trastullarti il clitoride. Sono film, cioè sono spezzoni, o comunque film o filmati in generale, che portano a un livello sempre più alto la stimolazione di un essere umano. Cioè, la pornografia al giorno d'oggi è qualcosa di allucinante, tra violenza, gente grassa che fa sesso con gente magra, gente vecchia che fa sesso con gente giovane, donne incinta che fanno sesso con altre donne, gente che fa sesso con animali, gente che fa sesso in 10.000 tutti insieme. E questa è la parte che noi conosciamo. Immaginatevi nel dark web, nella parte di internet non accessibile a tutti, che cosa cazzo non ci sia. E allora, se io valuto, io non sono mai stato un drogato di pornografia per nulla, però se io valuto la differenza fra me 15 anni fa, quando mangiavo merda dalla mattina alla sera, non mi dimenticherò mai quando avevo fatto 3 suicidi nella stessa giornata di servizio. Quando lavoravo a Como, sono arrivato a casa da mia mamma e mi ero mangiato quelle brioscine, non i trancini del Mulino Bianco, ma simili, di una marca scrausa. E mi ricordo che me ne ero mangiati, ero ansioso, me ne ero mangiati 4 o 5 di fila, una cosa allucinante. Perché in quel caso il mio corpo compensava l'ansia in questa maniera, perché non ero equilibrato. E se guardo la differenza tra la pornografia, io non sono mai stato un esagerato, ma non nego di aver esplorato gli ambiti della pornografia come fanno tutti. E se osservo non solo la pornografia che vedevo in passato, ma anche e soprattutto la mia attività masturbatoria passata rispetto a quella di adesso, mi accorgo che c'è una differenza abissale. Numero uno, fondamentalmente adesso la pornografia non esiste nella mia vita. Sempre per essere intellettualmente onesto, non dico che sia scomparsa, ma dico che ormai sia praticamente ridotta a zero, quasi a zero, e le poche volte è proprio ridotta a normalissimi video di normalissimi rapporti sessuali.
Invece, e mi accorgo adesso, tra parentesi, che il rapporto col sesso che ho da quando mangio correttamente è un rapporto assolutamente tranquillo. Cioè, mi va di fare l'amore se sono trasportato, con chi mi va se devo essere trasportato, non devo essere necessariamente innamorato, devo essere trasportato, e se non ho la possibilità di farlo, non ho nessun problema, né di masturbazione compulsiva, né di chissà quale problematica. Per cui mi devo alzare alle mezzanotte del 24 dicembre per andare a trovare una prostituta in mezzo alla strada. Quindi, questo è il concetto, e il mondo, la pornografia va di pari passo con la devastazione alimentare e non solo del mondo moderno. E quindi mi viene da farvi una domanda diretta. Ognuno di voi, nel silenzio di cameretta sua, rifletta sulle parole che sto per dire. Voi chi cazzo siete a livello sessuale? Chiedetevelo. Chiedetevi il perché in alcuni periodi della vostra vita avete dei pensieri di natura sessuale di un certo tipo e in altri no. E provate a correlare quello a cosa state mangiando, cosa vi state fumando, cosa state bevendo. Provate a fare questa correlazione. Una delle cose più brutte che possa capitare è il non avere il controllo sessuale del proprio corpo e dover avere il non essere nel controllo proprio perché i vostri ormoni non sono in pace. C'è solo una condizione sessuale corretta dal mio punto di vista, cioè quella che vede il sesso una bellissima parte integrante della propria esistenza, sicuramente un bisogno indispensabile, ma qualcosa che non crei ansia, qualcosa che non crei compulsione, qualcosa che non crei urgenza. Nessuno dice che vivere senza una vita sessuale sia bello, non sono qui a dirlo, ma la maggior parte delle persone sono schiave non solo delle loro urgenze sessuali, ma sono schiavi anche di impulsi e fantasie che non fanno bene allo spirito. Quando vi accorgete che avete bisogno di stimoli esagerati per avere un'eccitazione di tipo sessuale, significa che c'è qualcosa che non va. Se avete bisogno di vedere chissà quale filmato o di avere chissà quale oscena fantasia, c'è qualcosa che non va. Penso sempre all'Apo Elkham, perché l'Apo Elkham andava coi travestiti. Andava coi travestiti perché l'assunzione di droga aveva talmente appiattito i suoi centri del piacere, per cui aveva bisogno di stimoli enormi per raggiungere un orgasmo. E nell'uomo la stimolazione nel posteriore, che va a toccare la prostata, ed è la motivazione per cui la penetrazione anale in un uomo va a dare un orgasmo, naturalmente, attenzione, va a dare un orgasmo a chi è mentalmente predisposto, cioè tu devi essere mentalmente predisposto a prenderlo nel posteriore. Se non sei mentalmente predisposto a prenderlo nel posteriore, non ti piacerà perché non sei mentalmente, ma le persone che invece, oblumerate dall'alimentazione moderna e non solo, arrivano a desiderare, alla fine c'è una stimolazione fisica che è quella prostatica, ma alla fine è un orgasmo da fondamentalmente da quattro soldi. Perché? Perché non è un orgasmo di un uomo che ha il testosterone e ha un'erezione, è praticamente un orgasmo di tipo passivo, se voi lo analizzate proprio a livello fisico. E quindi nel momento in cui avete bisogno di essere passivi per ottenere un orgasmo, vuol dire che non avete gli ormoni
pronti e potenti a sufficienza per farvi avere un orgasmo vero di quello di un uomo. Cioè queste cose basta osservarle e porsi due domande per capire come funziona la vita. Quindi ognuno di voi si deve chiedere, no? Perché mi masturbo 3 volte al giorno e penso sempre a masturbarmi? Perché in questo periodo mi masturbo 3 volte al giorno e non mi masturbo magari il prossimo mese 3 volte al giorno? Tutto quello che accade non è mai casuale, il corpo fa sempre tutto per un motivo, sempre. Sta a noi decodificarlo. E l'unica maniera per capire chi cazzo siete voi a livello sessuale è avere una alimentazione, una vita il più pulite possibili, in modo tale che non abbiate nessuna sostanza che sia che comandi sul vostro corpo, sulla vostra sessualità, ma non solo, ma che siate voi perfettamente lucidi in grado per capire esattamente chi siete. Occhi aperti perché il mondo è un postaccio. Avanti così.